Ciao, come state? Tutto bene? Rieccoci qua per un nuovo video, per un nuovo vlogmas di Natale. Nel video di oggi faremo tre ricettine di dolci natalizi, super veloci, super golosi. Spero che questa tipologia di video vi piaccia, spero che vi piacciono le ricettine, sono proprio semplici semplici. E niente, partiamo subito col video, con le ricettine e noi ci vediamo dopo. Allora, come primo dolce faremo dei tortini al cioccolato con cuore fondente e per farli ci serviranno 150 g di cioccolato fondente, 80 g di burro, 20 g di farina 00, 10 g di cacao amaro, due uova, un tuorlo, 90 g di zucchero a velo e un baccello di vaniglia. Per prima cosa sciogliamo il cioccolato a bagnomaria, continuando sempre a mescolare. A questo punto aggiungiamo il burro e continuiamo a mescolare finché non si è sciolto anche lui. Adesso rompiamo le due uova e aggiungiamo un tuorlo, incidiamo la bacca di vaniglia e aggiungiamo i semini alle uova. Diamo una prima mescolata e aggiungiamo lo zucchero a velo, dopodiché uniamo il cioccolato al composto e continuiamo a mescolare sempre con le fruste e a questo punto uniamo le polveri, ovvero la farina e il cacao setacciati, e mescoliamo con una spatolina. A questo punto prendiamo e imburriamo gli stampini di alluminio e spolverizziamo con dello zucchero di canna e versiamo l'impasto negli stampini. Mettiamo tutto in forno a 180 gradi per circa 15 minuti e i tortini sono pronti. Il secondo dolcetto che prepareremo sono dei vanilla pudding, ovvero dei mini budini alla vaniglia, buoni e velocissimi da preparare. E per farli ci serviranno 350 ml di latte intero, 200 ml di panna fresca, 100 g di zucchero, 4 tuorli, 75 g di maizena, un baccello di vaniglia e dei lamponi. Prima cosa uniamo i tuorli, lo zucchero e l'amido di mais e mescoliamo fino a creare un composto omogeneo. Incidiamo con un coltello la nostra bacca di vaniglia e togliamo i semini. In una pentola uniamo il latte, la panna, il baccello di vaniglia e i suoi semini e lasciamo cuocere a fuoco dolce fino a sfiorare il bollore. A questo punto possiamo rimuovere il baccello di vaniglia e versiamo il composto di tuorli al latte, sempre mescolando, fino a che la crema non si è addensata bene. A questo punto possiamo montare i nostri bicchierini e li riempiamo per metà con la crema, aggiungiamo 3 o 4 lamponi, ricopriamo con dell'altra crema e decoriamo con altri lamponi. Montiamo tutti i nostri bicchierini, dopodiché bisogna coprire con la pellicola trasparente e lasciare assodare per almeno 4-5 ore in frigorifero. L'ultimo dolce che faremo è una sorta di Pandoro tiramisù, velocissimo da fare, non necessita neanche di cottura. Per prepararlo ci servirà mezzo pandoro, io questo qua con le gocce di cioccolato, 250 g di ricotta, 50 g di zucchero a velo, va benissimo la bustina che c'è dentro il pandoro, cacao amaro e circa 3 tazzine di caffè. Per prima cosa uniamo la ricotta e lo zucchero a velo e diamo una mescolata. A questo punto tagliamo due fette di pandoro di circa 3 cm alla base del pandoro e spennelliamo la prima fetta con il caffè, spalmiamo la ricotta sulla fettina, copriamo con la seconda fetta di pandoro e ripetiamo la sequenza. E l'ultimo strato lo spolverizziamo con il cacao amaro
e il nostro simil Pandoro tiramisù è pronto. Allora, rieccomi. Questi sono stati tre dolcetti natalizi, tre idee di dolci natalizi super super veloci, come avete visto, super semplici. Spero che appunto questa tipologia di video vi sia piaciuta, spero che le ricettine vi siano piaciute. Fatemi sapere qua nei commenti, mi raccomando, cosa ne pensate e soprattutto se avete anche voi qualche ricettina del cuore di Natale, se avete qualche dolcetto di Natale che mi volete consigliare. Oppure se avete qualche video in particolare che vi può far piacere vedere qua nei Vlogmas. E niente, io vado davvero. Vi ricordo come sempre che se vi fa piacere mi potete seguire anche su Instagram. Io sono AnnaGloria91. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere gli altri video che caricherò. Vi ricordo che in questo periodo di Natale dei Vlogmas esce un video tutti i giorni dal martedì al sabato, quindi ci vediamo 5 volte la settimana. E niente, io vado davvero, vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo domani con un altro video. Ciao ciao!